Il gruppo regionale del Partito Democratico attacca la giunta Marsiglio per le mancate promesse fatte circa l'emergenza legata all'erosione della costa teramana, una condizione difficile soprattutto nel comune di Alba Adriatica, dove l'erosione e le mareggiate hanno cancellato totalmente la spiaggia in alcuni punti. Il progetto, che doveva essere avviato prima dell'estate, prevedeva la realizzazione di due pennelli perpendicolari insabbiati e un importante ripascimento da 100.000 metri cubi di sabbia per la costa nord albense. Una grande delusione per turisti, cittadini, comuni e soprattutto operatori balneari. Dopo tantissime parole, solo promesse da parte di Marsiglio e dei suoi. Siamo qui ad Alba Adriatica, dove si è consumato il più grave atto di questa giunta regionale. Dopo 3 anni di promesse, nemmeno un granello di sabbia è stato posto per contrastare l'erosione costiera. Fino a pochi giorni fa avevano promesso la spiaggia di alimentazione e poi tutto è naufragato per i litigi, il caos, la confusione che regna all'interno della giunta regionale. Ma non solo Alba Adriatica è stata tradita, anche Martinsicuro, Silvi, Roseto, Pineto. Purtroppo tutta la costa abruzzese e teramana è stata tradita dalla giunta Marsiglio, una giunta litigiosa e caotica. Solo 3 anni di parole al vento. A pagare questa situazione sono soprattutto gli operatori balneari, che adesso rischiano veramente di vedere ancora più aggravata la situazione. Assolutamente sì, peraltro del 1 milione di euro che avevamo messo a disposizione come centrosinistra si sono perse le tracce, davvero uno scandalo. Mentre si trovano le risorse per il Napoli e si firma la convenzione per il Cartoon on the Bay, in realtà i balneatori, gli operatori, tutti coloro che hanno pagato purtroppo da vicino questa crisi legata alla pandemia e al Covid si sono visti anche sottratte le risorse che noi abbiamo messo e stanziato con una battaglia in consiglio regionale per 1 milione di euro, appunto, e non erano neanche sufficienti lo scorso anno tra le misure del Cura Abruzzo 1 e 2. Chiediamo a gran voce, a gran forza, che non solo quelle risorse vengano effettivamente deliberate, ma che ce ne siano altre per sostenere un settore come quello del turismo, che è stato davvero piegato dalla crisi del Covid.